Allora, per applicare il forato sul pavimento e per evitare di tracciare a terra e rompere il pavimento per aggrapparsi meglio, è preferibile prendere colla, vedete come quella è la più scura? Quella è malta più chiara, quella più scura è colla. Di fare uno strato a terra di circa 2-3 mm che si aggrappa alla piastrella a terra, così il forato con la malta fa un solo corpo col pavimento. Qui stiamo procedendo per fare le basi di questa parete che ha vari compartimenti. Praticamente, dobbiamo creare questo qua, se guardiamo il disegno. Qui abbiamo due bagni, bagno, bagno, che è questo bagno che esisteva qua e quel bagno che è là, sono uno di fronte all'altro. Adesso qui per posizionare gli scrigni abbiamo fatto una zona di recupero spazio, evitando le porte a battuta. Questo qua era lo stato di com'era l'appartamento quando siamo arrivati noi qua. C'era questa parete, vedete? Che è questa parete qui, che abbiamo demolito fino a laggiù, vedete? E c'era quest'altra parete con una porta che stava qua, in questo punto qui c'era la porta abbattuta. Adesso abbiamo provveduto per lo squadro, come vedete la piastrella qui è messa per dare lo squadro, vedete? Abbiamo utilizzato due starce, che sono queste qua e questa qua, per legare il filo che ci fa da guida, come vedete. Qui verrà posizionato uno scrigno, quindi abbiamo lasciato per uno scrigno da 1,70, abbiamo lasciato un vuoto di 1,74. Qui ci viene questa parete qui, perché adesso andiamo sullo stato di progetto, come deve diventare. Abbiamo questo zig zag, a differenza dell'altra parte, e questo sgabuzzino, un deposito, uno scompartimento laggiù per posizionare il piatto doccia. E cos'altro ci viene qua? Piatto doccia e asciugatrice? Sì, Lì? asciugatrice della lavatrice e piattaccia. Asciugatrice, lavatrice e piatto doccia. Ah, L'asciugatrice della posizione sopra la lavatrice. una sopra l'altra, qui questo scomparto qui dove si trova adesso lui con i piedi, ci vedrà la lavatrice e su l'asciugatrice. E lì, in quell'angolo lì, che sarebbe quest'angolo qui, sarebbe quest'angolo qui, ci verrà il piatto doccia, vedete? Qua, questo è l'ultimo angolo, piatto doccia. Quindi vi ho spiegato le varie cose da fare per iniziare a creare una parete. I punti di riferimento, prima vanno fatti gli spiccati, le misure che occorrono. Qui avevamo una larghezza di 90, 0,90, vedete? E qui ci siamo presi la larghezza di 0,90, 0,90 da questa parete qui a questa parete che abbiamo demolito, che va ricreata una piccola parte qua. Una piccola parte va a ricreare questo zig zag che vediamo qui, vedete? Questo qua. Questo zig zag qua va ricreato. Va creato. Poi vi faccio vedere il proseguo del video.